E allora lascio soltanto in ascolto queste prime note di Man on the Corner dei Genesis eh, da Abacab disco uscito il 18 settembre dell'81 per Charisma e Atlantic Records alle 10:41 minuti e 5 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno, lo abbiamo annunciato nel nostro sommario e tutt'altro che un uomo all'angolo, invece l'ospite in attesa, sono molto contento di dare il benvenuto a Damiano Scaramella in collegamento con noi. Ciao Damiano, buongiorno Benvenuto. Buongiorno Francesco, buongiorno a te, grazie per l'invito. Allora, eh, sono molto contento, ripeto, di, di averti qui in trasmissione ad almeno due pagine al giorno. Perché eh, te lo dicevo anche fuori onda, stiamo seguendo sin dalla nascita un, un, un editore e una casa editrice che ci ha appassionato subito. Noi abbiamo parlato del romanzo Virginia di Enrico Gabrielli subito appena uscito, perché ehm, ci ha appassionato molto anche lo stile e anche la proposta diciamo a parte la scrittura di Enrico Gabrielli che chiamiamo particolarmente sin dai tempi dei racconti, ma questo romanzo, un romanzo molto ficcante, molto efficace che abbiamo raccontato proprio con Enrico, ma Damiano Scaramella, direttore editoriale di Vuz Edizioni, che è anche scrittore, perché insomma, nel 2023 ha pubblicato per NN Editore un romanzo dal titolo Come in cielo, eh, qui è, eh, con noi a raccontare un progetto che ci appassiona molto, perché ci piacciono gli scrittori, gli aspiranti autori, e le aspiranti autrici ci piacciono le librerie indipendenti che fanno un, un match, un incontro dal mio punto di vista, modesto insomma ovviamente il mio punto di vista di osservatore eh, perfetto dentro un progetto che si chiama Miele ci vuoi raccontare intanto di che cosa si tratta c'è questo fatto Francesco come segnale anche tu eh, che, che accade sempre in editoria e eh, che è l'invio dei manoscritti fondamentalmente sì. cioè tutti quelli aspiranti autori e autrici che nella quotidianità di un editore no, poi diventano dei messaggi nella casella email fondamentalmente. <ride> certo. Lui, eh, abbiamo esordito a marzo di, di, di quest'anno, dopo poco tempo devo dire, eh, per una fiducia anche immeritata in un certo senso perché eravamo un editore davvero appena nato, abbiamo iniziato a ricevere eh, quotidianamente una serie di, di, di progetti per lo più narrativi. Eh, che però, ecco, nella giornata di un editore che è frenetica, come puoi immaginare, che è millimetrica, è sempre un po' dettata anche dal lavoro chiaramente pratico che si fa in ogni redazione, ma anche poi da, da tutto quello scouting che un editore già fa di per sé, no? su nuove voci. Certo. Eh, e, e questo fa sì che quelle, quelle, quelle email che arrivano a, a ingolfare la casella talvolta immeritamente. Eh, finiscano un po' in uno strano dimenticatoio, oppure eh, si riesce a leggere qualcosa, ma sempre con quella mancanza di attenzione e pazienza che invece eh, si dovrebbe avere. Questo è stato un primo punto che ci ha spinto a ideare questo contest eh, miele. L'altro punto fondamentale, e tutto che aveva un tema importante, prima eh, anche per noi, è il, il ruolo in tutto ciò delle librerie. Noi siamo spesso un po' eh, chi va in libreria, chi frequenta le librerie, la diciamo, maggior parte dei casi li vede come degli spazi, dei luoghi, con delle mensole, con degli oggetti sopra che a volte li incuriosiscono, a volte no. Eh, e però si dimentica, spesso mi metto anch'io un po' tra, tra i colpevoli nel corso della mia vita da, da lettore, che le librerie non sono solo nei negozi, non sono degli store fisici come potrebbero essere quelli di elettrodomestici, sono degli spazi dove accadono delle cose, sono spazi di immaginazione, sono spazi culturali. Dove operano, dove vivono, dove lavorano delle persone che fanno parte di questo grande ecosistema editoriale in maniera molto attiva. I librai sono delle creature meravigliose perché fanno un lavoro che è massacrante. Vivere 24 ore al giorno in una libreria. Eh, anche i, i più appassionati di libri insomma avrebbero delle difficoltà e lo fanno spesso con una sapienza del mestiere ma anche con un'attenzione verso le novità un'attenzione verso tutta quella serie di, di, di piccoli accadimenti che ruotano intorno al mondo dell'editoria che talvolta neanche gli editori riescono a cogliere sono degli editori a loro modo eh, a noi piaceva un po' immaginare uno spazio dove questa urgenza da, da parte degli aspiranti autrici autori di... Eh, riuscire a vedere della propria opera pubblicata da parte nostra, quella di trovare, lavoro che facciamo ogni giorno, eh, nuove voci con cui costruire dei percorsi autoriali importanti, belli, e dall'altra parte il ruolo del eh, libraio, che poi è la persona che si troverà alla fine di questo lunghissimo percorso, che a volte dura anche anni, a avere quell'oggetto in mano e a doverlo custodire, difendere proporre. E lo spazio che abbiamo trovato ha preso questo nome, Miele, che è, è un nome molto bello. In cui è, che arriva dalla nostra caporedattrice Lucia Coco, eh, la quale pensando un giorno a come potessimo definire narrativamente questo strano progetto che portavamo avanti ha avuto questa idea di i 4 come, come sai. È immaginata come una foresta, certo. abbiamo costruito noi quello che ci piace pensare essere una foresta e abbiamo pensato che dentro questa foresta eh, si dà la possibilità che ci siano, eh, si possono ascoltare, sono molto ronzanti degli alveari eh, in cui, a, ai quali è molto difficile avvicinarsi perché, come ogni alveare, sono ben difesi dalle, dalle sì, api. Sì. Eh, però, una volta che riesci ad avvicinarti, all'interno c'è qualcosa di eh, dorato e di molto dolce che è, che è il miele. Abbiamo inteso questa grande metafora un po' come il lavoro delle esordienti, eh, cioè un, persone che spesso fanno difficoltà a essere intraviste nella foresta di tutti i giorni, eh, ma se si ha la pazienza e il coraggio di avvicinarsi, poi quello che si riesce a trovare è davvero de del miele, cioè quanto di più sacro e santo no? si sia. Eh, potuto verificare all'interno dell'ecosistema de forestale. Eh, questo spazio è, funziona poi interrompimi anche sì eh, sì no eh, ma intanto volevo dire ti volevo ringraziare intanto perché eh, hai definito ehm, i, i librai come dei veri e propri editori e hai sottolineato ancora il loro lavoro massacrante sì noi da questi microfoni spesso parliamo e coinvolgiamo i librai e io sono assolutamente d'accordo con te così come mi è piaciuta molto la definizione dell'alveare in quanto tale le api insomma, in un momento di grande difficoltà anche per loro e per la natura in generale vanno protetti a tutti i costi perché sono in grande, in grande difficoltà. Quindi, diciamo che la scelta ehm, di Luce è anche una scelta eh, meravigliosa diciamo, e di grande attenzione di grande cura. Mi verrebbe da aggiungere. È interessante capire la dinamica però di questo contest perché il 15 ottobre si è chiusa la possibilità, se non sbaglio, no, per gli aspiranti autori e autrici di, mh, di presentare i loro racconti o i loro scritti. Se non sbaglio, però c'è tempo ancora per, per il. Per i librai per entrare dentro questo alveare, no? Eh, noi abbiamo provato un po' nelle varie progettazioni a impostare una dinamica molto fluida tra queste tre componenti, cioè noi, eh, gli scrittori e gli scrittrici e, e i librai. Eh, gli scrittori hanno una, un, un tempo che va da 15 ottobre a 15 novembre per aderire, quindi per presentare le loro opere, lo possono fare direttamente nelle librerie che hanno aderito a, a Miele, che quindi sono diventate nominalmente delle librerie eh, alveare. E ogni libreria alveare ha nella sua, nel suo spazio eh, un adesivo che la contraddistingue per i passanti che, che possono insomma, sapere che lì c'è un punto di raccolta di miele. E poi una, una card che abbiamo preparato eh, che ha molto semplicemente un QR code che rimanda a una pagina segreta, un'area segreta del nostro sito. Un po'. Eh, che è la, la, diciamo, lo spazio di apicoltura per, per intenderci: <ride> certo. eh, per accedere dunque a questo code è necessario recarsi fisicamente all'interno di, di una di queste librerie. Acquistare un libro a scelta dall'intero catalogo della libreria, quindi non un libro eh, Wuz nello specifico, ma di qualsiasi editore di qualsiasi genere. Questo ha un senso anche, ci piaceva che ci fosse un baratto. Esatto. Eh, ci piaceva che non semplicemente le librerie diventassero uno spazio dove andare a prendere un codice per partecipare ma eh, dal momento in cui tu stai lasciando qualcosa di così importante per te come il libro del futuro eh, tu ricevessi eh, in cambio quello che potrebbe essere un libro che magari in quel momento non avevi neanche tra i tuoi pensieri ma che simbolicamente diventa sia un amuleto eh, per intenderci dell'avvenuto passaggio, dell'avvenuta consegna ma anche una possibile scoperta eh, quindi scrittori aspiranti scrittori che sono anche però degli aspiranti lettori in un certo senso o dei lettori già molto rodati che, che mettono in piedi questo baratto. Una volta che si è acceduto a questa, a questa area segreta sul, eh, sulla piattaforma di Woods si possono caricare eh, tutte le proprie informazioni, l'abstract del, del libro, la propria biografia, il manoscritto completo o anche soltanto una, una parte. Eh, parziale il 15 novembre si concluderà la, la raccolta di, di miele. Noi procederemo con la nostra lettura di tutti i dati ricevuti. Da qui faremo una sorta di terna finalista eh, di tre, tre finalisti che poi verranno passati direttamente nelle mani dei librai e saranno allora proprio i librai ad avere l'ultima parola e a decretare quello che secondo loro è l'esordio che merita insomma di, di, di vincere in un certo senso eh, per noi possono sono tutti vincitori perché questo, questo certo. tipo di contest ti eh, dicevo prima ha una valenza metaforica simbolica sociale anche no? di, di impegno in questo strano eh, mondo della lettura e della scrittura eh, però ecco i librai dovranno decidere quali di questi questi di queste api che sono arrivate fino a loro verrà pubblicato come primo titolo della Colla Lamiere. Quindi la parola finale, questo ci tenevamo moltissimo, spetta proprio a, a loro, ai nostri scouting per, eh, per eccellenza e anche a coloro che poi si troveranno a doverlo raccontare eh, in pratica in, in, in libreria. Insomma, questo è un tentativo molto interessante che mette, che di, direi anche accorcia un po' le distanze tra um, eh, una casa editrice, gli aspiranti autori, autrici, ovviamente adesso mh, si è chiusa la possibilità anche di presentare diciamo, i propri manoscritti, però ovviamente anche da scrittori... Fino al 15 novembre. Allora, C'è ancora tempo, ancora tempo, ancora tempo sì, chiedo scusa, ma allora ti, ti chiederei anche di usare diciamo, questa trasmissione anche per, eh, per fare un appello perché da scrittore di chiedere io so che ci sono un sacco di persone timide diciamo che hanno eh, nel, nel diciamo proverbiale cassetto il loro manoscritto non hanno mai osato diciamo tirarlo fuori non bisogna essere timidi bisogna tirar fuori il proprio testo no? Cosa diresti da scrittore a un aspirante scrittore o scrittrice mi verrebbe da chiederti insomma Francesco la timidezza è di per sé anche in scrittura un, ha un suo valore certo, veramente Un certo tipo di timidezza, un certo tipo di, 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 no, di, di volontà anche di, 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 di nascondere e In un certo senso può, può avere un suo valore è, è vero però io ho avuto molto a che fare nei, nei 15 anni in cui eh, per fortuna o sfortuna Mi, mi occupo di, di libri di tantissime persone che che avevano il famoso, come dicevi tu, manoscritto nel cassetto. E ho sempre trovato molto vera questa cosa, cioè che quella timidezza eh, va smontata, ovviamente a un certo punto, perché il vero lavoro di, di un autore, cioè la vera presa di coscienza, il vero corpo a corpo che, che può anche fare con ciò che ha scritto, eh, non si può fare mai con se stessi, soltanto. Eh, la, la scrittura, per quanto sembri Prado, è sempre un lavoro di dialogo, è un lavoro di confronto, è un lavoro di rottura di quel guscio che noi eh, ci costruiamo, è un percorso, un percorso a volte anche molto lungo che, eh, che non si può fare eh, da soli. E lavorare con gli esordienti è probabilmente una delle De, de, delle esperienze, dei percorsi più affascinanti del mondo editoriale perché in presa diretta ci si accorge veramente di quanto eh, dall'altra parte poi si prenda man mano consapevolezza e coscienza di quello che si vuole davvero spesso quello che noi facciamo, il famoso libro del, del manoscritto nel cassetto non è ciò che veramente volevamo lo, lo scopriamo un attimo dopo, lo scopriamo rompendo quella timidezza quindi la timidezza ci serve senz'altro a lavorare al meglio quando stiamo scrivendo, quando insomma L'essere appartati ha un suo significato anche molto, molto importante, però poi c'è tutta un'esperienza, un percorso che si fa dopo, di cui spesso si fa fatica anche a, a, a immaginarsi prima. Quindi eh, bisogna assolutamente rompere, rompere il guscio, bisogna assolutamente mettere la mano nell'alveare e permettere che questa mano qualcuno poi la, eh, la infili ed aprire lì un dialogo che è la vera, il vero momento in cui si scrive un, un romanzo e allora eh, intanto a tutti gli aspiranti scrittori alle aspiranti scrittrici l'appello è di partecipare di prendere come dire al volo anche questa opportunità io spero diciamo tra qualche tempo anche di poter tornare a parlare con te dei risultati diciamo di questo, di questo lavoro perché insomma sarebbe molto bello eh, vedere come si è aperto e come si è sviluppato diciamo il progetto abbiamo ancora qualche minuto se Damiano tu hai tempo per raccontare due tipi Titoli che stanno per arrivare ancora di Woods Edizioni in libreria. Intanto Cesare Pavese raccontare come ballare in libreria dal 6 novembre e poi un progetto della Woods Factory che si intitola 1997. Io ti chiederei anche di lanciarli questi due titoli perché li ho trovati particolarmente interessanti, insomma, proprio perché sono anche in arrivo e che arrivano da Woods Edizioni, che tra l'altro quest'anno è stato anche editore dell'anno a Book Pride, no? se non sbaglio quindi insomma anche un bel momento sì. diciamo di, di, di visibilità insomma passami l'espressione eh, No non è stato sensato su, su questi due libri tu, come ben sai Francesco il catalogo di Woods è molto eterogeneo ogni libro poi all'interno di questa foresta ha, una suo, ha un suo valore ha un suo significato il libro di Cesare Pavese è un esperimento che noi stiamo provando a fare eh, il libro è la raccolta di tutti gli scritti sul mito di, di Pavese certo. con un'introduzione a cura di Woods eh, però ciò che ci preme è il titolo, Raccontare come ballare, che è il titolo di uno dei saggi che sono presenti all'interno di questa raccolta, che è proprio il filtro con cui noi vorremmo raccontare Cesare Pavese anche alle nuove generazioni. Eh, tutti questi saggi di Pavese che ruotano intorno al mito ruotano molto anche intorno al concetto di ballare, di danzare, di ritmo, di melodia. Eh, ci invita a ballare il ritmo, cioè a metterlo proprio come, come quando noi andiamo a una festa. Eh, certo. Io anche insegnando anche in un liceo ho, ho degli studenti 16-17 anni, anni che eh, la cosa che hanno di più al mondo è andare alle feste, andare a ballare alle feste di compleanno dei loro compagni. Che di feste. E questa cosa, leggendo Pavese, gli saggi di Pavese mi è tornata moltissimo perché l'invito che, che Pavese fa è esattamente questo, cioè di vivere ogni momento anche importante della nostra vita come una danza, come quando balliamo alle feste di compleanno. Quindi è un tentativo di rileggere un autore classico ormai centrale nella cultura italiana con una lente di ingrandimento e con una porta d'ingresso nuova in un certo senso che raccontiamo nella nostra prefazione e che crediamo possa andare a toccare anche un pubblico più giovane di quello che generalmente oggi va a conoscere, a incontrare pavese. 1997 è un progetto di, come accennavi tu, di Factory, che è questo laboratorio, questa officina interna di Boots. Eh, che era nata fin da principio, in quanto chi lavora in booth poi si, si diverte anche ad essere in qualche modo eh, autore del lavoro del, certo. del, della casa editrice, in vario modo attraverso la scrittura, l'illustrazione, ma anche soltanto il pensiero, l'idea. Abbiamo lanciato le, mesi fa il libro delle risposte letterarie, che è un libro oracolare, oracolare fatto interamente di risposte date da grandi scrittori e grandi scritt scrittrici della storia. 1997 è un libro particolare, è un libro game ambientato negli anni 90, precisamente nel 1997, ruota intorno alla scomparsa di un personaggio, di un professore di un noto liceo, di una città inventata, ma chiaramente nel contesto e nell'umore degli anni 90, ma è anche un po'. Un, un, un libro che permette un viaggio nel tempo perché è un libro fatto di quiz. È un libro fatto di eh, si può veramente viaggiare all'interno di questa piccola cittadina in cui è ambientato, spostandosi tra librerie, blockbuster. Si può rivivere la magia degli anni '90. Ehm, è peraltro, è un progetto molto particolare anche dal punto di vista grafico perché l'abbiamo costruito come una VHS degli anni Infatti. '90, sai di quelle che si trovavano è in come no, Me lo eh, ricordo benissimo, io c'ero. <ride> C'ero e, e come anch'io e di <ride> tutti noi che eravamo lì in quegli anni a, così per lustrare queste VHS nelle, nelle edicole, alla, la copertina ricacca infatti proprio una VHS e poi anche un cofanetto, una confezione che è esattamente la confezione, no, quelle tipiche che si compravano anche poi al supermercato per esatto. ah, i meno legali forse quando andavamo a, a copiare <ride> le cassette e quindi anche un po' un oggetto che in qualche modo in libreria e nella propria libreria di casa evoca tutto quel mondo degli anni 90 che abbiamo visto che sta tornando sempre più dopo gli anni 80 ora stiamo esatto. prendendo i 90 c'è un'onda un lunga che, che permette c'è un'onda lunga proprio sugli anni 90 infatti credo che sia anche perfetta diciamo questa pubblicazione anche della Woods Factory allora siamo davvero in chiusura il tempo è finito stringe rispetto ad almeno due pagine al giorno e insomma intanto Damiano io ti ringrazio davvero moltissimo per essere stato qui con noi Grazie. a raccontare il progetto Miele ma anche le nuove uscite ripeto insomma le porte di almeno due pagine al giorno sono porte girevoli per cui io spero di poterti ancora rivedere da queste parti per parlare anche di altro rispetto al, al lavoro di Woods edizioni che seguiamo sempre con moltissima attenzione spero sia stato un buon tempo anche per te allora grazie ancora e a presto Damiano grazie mille a voi